Filippo! Si blocca tutto, mi si blocca. No, l'ho tradotta io, Yusam, non dottoressa, ti non sì, mi si blocchi. Volevo il regalo, ho capito, ma come sei venale, non esserlo, per favore. Kojima già ti regala la sua presenza, già ti regala la sua parola, quindi scusami, ma mi potete mettere in lavanderia? Grazie, mi avete già lavandato. Io credo che a sto giro la chat non funzionerà e quindi dovrò ficcare il tablet. Ciao Francesco! Signora, buon pomeriggio! Signora! Andiamo con calma, infiliamo il tutto e io... voglio giusto settare il tutto con della discrezione, perché io sento il volume altissimo. Ma perché è così alto? Il mio cervello non funziona di suo. Per favore, non fate. Per favore, fate in modo che tutto sia messo nel modo giusto. Ok, scrivetemi delle cose sporchissime, per favore, amici. Se siete delle brave persone, scrivete delle cose veramente sporche. Non avevo mai visto la sigla, sto morendo dal ridere. Questa è una delle 102 sigle. Le mutande, bravi, bravi. Vedo che comunque di cose sporche ne conoscete abbastanza. Calzini sudati, proprio quelli che ci piacciono di più. Ma amici, io penso di essere infilata nel modo giusto. Vi tolgo solo la chat perché moro. 9 mesi, cose sporchissime a lei, cara dottoressa. Wilbur, che torna per 9 mesi nel fantastico mondo dei Websoni, bentornaus, amici! Iniziamo questo gioco, che mi è stato consigliato da Lino, quindi se dovete prendervela con qualcuno, www.twitch.tv/soloumido, andate a casa sua a dirgli le cose, mi raccomando. Ciao Volpone, buon pomeriggio, ciao Barbone, buon pomeriggio, mi raccomando amici, ha! La prima cosa che voglio fare è togliere questo filtro veramente da persona malvagia perché fa malissimo. Oh, eccomi. Oh, oh, oh. Ah, ma parlano. Professor Watt was his usual miserable self and that test was a killer. Hopefully. Ah, che giornata. Il professor Watto è stato uno stronzo come al solito e il test, mamma mia, è stato un killers. Nome impronunciabile, Scottins. Salve, benvenuti, si accomodi. Finalmente posso rilassarmi e... oh no, lo sapevo, Liam non ha fatto lavato i vestiti. Dovrò caricare la lavatrice perché ho un colloquio di lavoro per un jobs domani e non ho niente da indossare. Ok, devo recuperare questi vestiti e devo andare nella laundry room. Joy, bentornaus nel fantastico mondo dei websomani. Intanto vado. Ieri il quadro di Gesù, oggi il crocifisso. Vabbè raga, ma da qualche parte ci deve essere della santità, altrimenti non stiamo bene. Allora, vabbè, devo recuperare i panni e devo andare a fare lavatrici. Madonna, ma pure nella vita falsa devo fare le lavatrici, che palle. Io volevo vivere in un mondo senza lavatrici, quindi devo recuperare i vestiti per te. Ma poi dico io, ma sono dei cartoncini. Avrei lasciato Liam, e chi ti dice che Liam sia il partners? È un gioco horror ambientato in una lavanderia. A quanto pare sì. Ok, le cassette non si lavano, ma sono letteralmente dei fogli di carta. Dai, è palese. Ok, prendo il caffè? Madonna, che casa sporca. Ah no, è una scatola con delle dei pennarelli. Ma è una scatola del caffè. Però, scusatemi. Joy, bentornaus intanto per 34 mesi nel fantastico mondo dei pepsomani. Un mondo senza lavatrici è un mondo senza lavatrici. Carcallo. Fine 2022. Ma in cucina? Ma madonna mia, che cucina di merda, posso dirlo. Oh, è tutta la lavanderia sporca qui. Sono tutti i vestiti sporchi. Devo andare nel sottoterra. Come si chiama? Il basement. Madonna, perché non so parlare in italiano. Come si esce? Di qua. Live apartments. Ok. Madonna, dove abito? Veramente nel... Ciao Michele, penso che anche qui potremmo trovare una versione di propaganda, ma non credo. Che schifo. Signor, posso abbassarmi? No, non mi posso abbassare. Oh, un uomo molto tranquillo, carino, vive qui. È bello sapere che almeno c'ho un buon vicino. Perché l'altra è stronza. Oh, aspetta, c'è un newspaper. Ok, sta scritto Worm Reaper strikes again. Oh, c'è qualcuno, c'è un assassino. Nelle prime ore del 30 di che però, le autorità sono state chiamate quando un passeggiante ha
trovato un uomo mangled, non so che cosa significhi, credo dilaniato, forse, lanciato nel vicinato, insomma, nella roba vicina. Questa vola, non corre. Sì, ma perché lei deve volare lo strappauteri. Ma quindi siamo femmine? Sì, vabbè, giustamente siamo femmine, la voce era femminile. Maciullato, mangolato, ma che è? Ok, la donna era... Oh, cacchio! La donna era incinta e come le vittime precedenti il feto era stato strappato via ed è stato portato via dall'assalitore. Ma che schifo, questa è la quarta... Ma che c'entra con le lavanderie? Questo è uno che strappa i feti. No, 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 è il mio incubo peggiore. Le autorità stanno cercando di... Vabbè, di capire che chi cacchio è, eccetera, eccetera. Va bene. E perché la signora mi ha fatto sapere questa cosa fuori alla porta? Oh, che bello. Mi sento proprio a casa. Devo scendere giù in cantina. Quindi... Suppongo di non poter andare da nessun'altra parte. Greve, abbastanza. Si calmi, chi? Ma è un killer mo di feti oppure di donne che hanno i feti? Non mi piace questo posto. C'è tutto che si muove storto. No, no. Ok. Vabbè, questa serve per riscaldare, ok? Il riscaldamento. Questo è un telefono? No, è una... Cosa elettrica, una cassetta elettrica. Entrambi? Forse di entrambe le cose. Ok, è un bunker. Porca troia, sì. Vabbè, tutto messo male, tutto messo storto. Oh, Pride. Ok, c'è un po' di orgoglio. Una toolbox. Vabbè, perché stanno qua? Perché stanno in cantina? Il bidone della munnezza. Eccola! No! Oh no, amici, non posso fare lavare i vestiti. Cosa? Non funzionante! Guasta! Che cosa farò adesso? Dovrei tornare sopra e cercare di vedere un po' cosa fare. Oh no! Sì, è un gioco LGBTQ. Ho sentito qualcosa venire da quell'armadio. Quale armadio? Questo armadio? No, non ci andiamo noi. Che cazzo me ne frega? Io devo andare sopra. Allora vaffanculo. Cioè, posso farlo? Io se sento i rumori mica vado a controllare. No, aspetto che i rumori finiscano di rumorare da soli. Facciamo una run senza nessuno. Se c'è la lavanderia condominiale è sempre in cantina, ma anche da Bellotta hanno la lavanderia condominiale ed è sempre in... Madonna, c'è un uomo che si muove storto. È un uomo? O è uno spirito? Oddio. Sì. È un signore che mi guarda addirittura. Ma è altissimo. Quanto siamo alte noi? Signore, ma lei è sui mozziconi di sigaretta? Chiedi se la vicina di casa ti fa usare la sua lavatrice. No, che questa pure sarà una cessa. Lascia stare. Molto definito. Ma in pigiama, raga, non fate vestito shaming. Potrebbe non essere un pigiama e potrebbe essere il suo stile. Come Bill Cosby. Che piedini piccoli, è vero. Che paura. No. Stu shame. Mi piace che hai messo i tag urla e tante urla. Non li ho messi io. Stan. Ciao, come stai, Sara? Oh, sto cercando di bilanciare la vita, la scuola e la ricerca di un lavoro. È un mondo duro. Liam ti sta trattando bene. Ma chi è Liam? Quando lui non è ubriaco, sì, mi tratta bene. Madonna mia, che vita di merda, però. Dai, ma io non è che posso andare con la depressione. Ascolta. Dimmelo se diventa brutta la situazione. So che non è facile parlarne, non devi dirmi per forza le cose, però promettimi che lo fai se hai bisogno di aiuto. Mia sorella aveva una brutta situazione anche lei e ci sono dei posti in cui puoi stare. Madonna mia, che ansia. No, ti prego. Ora scappa con Bill. No, però lui è una brava persona. Lei l'ha detto che fuma un sacco, però non è una brava persona. Va bene, lo apprezzo, Stan, grazie. Sì, stai andando a fare un po' di bucato a quest'ora della notte? Ci ho provato. E ovviamente poi la lavatrice invece è rotta. Oh no! Oh no, per dire. È un'intervista. Ho un colloquio di lavoro domani, quindi dovrò puzzare come una capra morta.
Beh, se è un'emergenza, ho sentito che c'è una lavanderia aperta 24/7 fuori dalla città. È comunque abbastanza presto, cioè fai ancora in tempo a prendere l'autobus. Però devo dire che è brutto uscire a quest'ora tarda, diciamo, specialmente con un maniaco che gira qui nei dintorni. Aiuto. Do you know the address? Sono una donna grande e indipendente, Stan. Sai l'indirizzo? Sure. Certo, certo, te lo scrivo. Però promettimi che ti prenderai cura di te. Oh, devo andare a prendere la borsa. Ok, va bene. Allora andiamo a prendere la borsa. Quindi devo andare a lavare le cose in lavanderia. Anche in hotel sono in pigiama. Vado a fare la colazione se sono furtando sotto le muta. Ma da! Una lavanderia fuori da città, la città non mi convince. Lo so. Assassino il cioccolatino dei ma dove cazzo la trovo la mia borsa in mezzo a tutta questa monnezza? Eccola! Madonna, è una scatola. Sapete le scatole che si portano i marinai per andare a mangiare il rancio a pranzo? Io ci andrei puzzando al lavoro, ma è un colloquio, devi fare almeno il colloquio, lo devi fare che profumi. Poi ti prendono, ti assumono, ti fanno il contratto indeterminato e tu li freghi perché puzzi di sterco per tutto il tempo. Ha! Ok, speriamo di non perdere l'autobus e andiamo a pigliare sta autobus. Stans! Dai, sì, ho capito, again, grazie ancora Stan. Me l'ha dato l'indirizzo lui. Sembra una scatola per le munizioni della seconda guerra mondiale. Sì, ma me l'ha data me l'avrà data l'indirizzo. Boh, che ne so, amici, nel dubbio, andiamo a pigliare su. Come esco dal posto? Si esce dalla cantina? Scusami, sono... Si esce dalla cantina? Come esco io, se volessi uscire? No, raga, ma in cantina avevamo sentito un rumore. Non mi piace. Ciao, Squall! Stu scemo, ma che faccia di minchia hai? Ma tu sei cretino! Ma che paura infinita! Ma è lui l'assassino! È lui, trovato, fatto, preso! Caso risolto, Hobo Joe! Ehi, mi hai spaventato, signorina! Ah, io ti ho spaventato, tu mi hai spaventato! Che cacchio ce fai qua dentro, cretino? Mi dispiace averti spaventata, ma te lo puoi tenere per te questo fatto che stavo chiuso qua dentro? Madonna, Joe, sei pazzo! Vabbè, che è successo? The Missus. Non ho capito. Ah, è un barbone! Non ha detto cretino. Ciao Enrico, buon pomeriggio, ho perso 10 anni di vita, me lo dici? Scusate, se è un'emergenza non può lavare a mani i vestiti, tanto se è solo per un bucato. Ma chi li lava i vestiti nella vita? Per favore, dai. Vabbè, comunque è un barbone che voleva dormire qui dentro. Vabbè, comunque mi raccomando, non fare questi scherzoni. Va bene, grazie. Se vuoi usare la lavatrice è rotta. Sì, grazie, lo sapevo già. Quindi sei... Cioè, ti sei chiuso in uno sgabuzzino... Madonna, ma sono tutti altissimi. Perché sono tutti alti? Mi è scappato un urlo, sono venute le coinquiline correndo pensando che mi fossi fatta male. Ma a me lo dite che l'ho sentito sparato direttamente nel mio cuore. Ok, vado fuori, quindi non è qua. Allora, e dove devo uscire? Nel piano 1? Ah, lobby, ok. Maronna mia, ma dove cacchio abito? Ma questo coso è molto strano. Guarda, c'è un murales che è veramente stranissimo. È Screams. Ok. Bello. Chi è quello? Perché viviamo in questo posto bizzarro? Ci devo parlare? Non mi sembra un tipo affidabile. Ciao Sesto, buon pomeriggio. Smiscio Luis sta bene ed è in forma. Il veterinario invece di soffre di una perizziti acuta. Mi ha tolto 93 pippi. Maronna, 93 pippi sono tanti. Sono quasi 100. Zero. Ma anche meno. Però sono contenta che lui stia bene. Ciao Zero. Sta girando una canna. Ma secondo me sta picchiando Ah, Jang, è un trocato. È vero. Dragon, c'hai ragione. Come fai a intendertene di drogati? È un drogato, è un junkie. Quindi sì, si sta struggendo per amore. Ma non penso. Salve, stai bene?
Ti posso fare dare qualcosa? It's gone. È andato, se lo sono presi. Qualcuno ti ha rubato qualcosa? L'hanno preso! Le persone nei muri! L'hanno preso! Lei è qui adesso! Chi? Ha la zip abbassata. Sì, ha un po' la mutanda scoperta. Però magari in quel posto si porta così la roba. Ciao, Rieka! Sì, c'ha un po' la zip scesa. Ciao, Camu! La sigla c'è già stata, sì. Vabbè, lo devo lasciare da solo. Lei ha detto che nei muri. Raga, io lo sapevo che non mi... C'è anche una valigetta. Vabbè, non devo toccare le valigette altrui. Questa sta nei muri, quindi io non tocco, va bene? Vado. Dove trovo l'autobus? C'è Fabrics. Secondo voi passano le macchine? Vabbè, ma tanto è sera tardi, quindi... Ah, ok, qua non posso andare, quindi devo andare per forza di qui. Passano le macchine! 10-10 IGN! Carol! Che regala a Calcuz una sub! E lo fa tornare nel fantastico mondo dei Pepsomani, raga, ma ci sono troppe persone! Non mi piace questa situazione! Mannaggia. Ciao da Furion! Salve, benvenuti, si accomodi! Just Monica? No! C'hai un spiccio? Sì, ho un paio di dollari. Meglio di niente, grazie. Non ti ho visto ultimamente. Ah no, non ti ho mai visto qui in giro. Mi sono trasferita non tanto tempo fa. Sto di solito studio. Ma perché racconti tutti i cazzi tuoi a un estraneo? A un barbone? Che voglio bene ai barboni. Però non è che gli vado a raccontare la storia della mia vita. Ciao Carca! Grazie mille per essere stato con noi. Buon pomeriggio, buonanotte me, ciao buonanotte. Ah, una ragazza del college, che studi? Per favore. Chi è che ha stappato una Fanta? Raga, lo sedo io. Ah, pure lui è laureato comunque. Vabbè, posso... Sì, sì, ciao. Ma se... Era l'autobus? Raga, l'autobus! Ma non il volo! Ma chi è lui? Che faccia c'ha? Ho degli amici barboni, è così che si dice, no? Esatto. Ciao, Fiugo! Mi sa che è molto sola la ragazza. Ho capito, però non vai a parlare con uno che non conosci. Anche se... Madonna, è magrissimo lui. Signore, fra l'altro è il re, è palesemente Renzi lui. Ciao, è d'Alexa? Gli interni li ha fatti lo stesso che ha fatto la cantina, ma lui è praticamente Renzi. Dove te ne vai a quest'ora, se posso chiedere? Devo andare a lavare i panni fuori la città. Non ci credo molto, è troppo tardi per andare a lavare. Ma saranno cazzi miei a che ora voglio lavare i panni? Ma se io mi voglio svegliare alle 3 di notte per andarmi a lavare i vestiti, ma lo posso fare liberamente senza che qualcuno mi rompa i cones? If you're looking to score, I have a good deal just for a pretty little thing like you. Non ho capito questa roba, perché dice if you're looking to score, che cos'è? Se devo fare canestro? Vabbè, comunque lui c'ha un deal, secondo me è uno spacciatore, ho come l'impressione che questo voglia spacciare. Cioè dice, se vuoi fare, ecco, se vuoi fare, io ti posso... Non devi nemmeno pagarmi in contanti, if you know what I mean. You just drive the bus and I'll pretend. Perché non guidi l'autobus e cerchi di non sembrare un disperato? Vabbè, stronza, settata. Così almeno mi posso mettere a faticare. Belli. Vabbè, raga, io mi siedo dietro. Ah! Una Polaroid. Deve essere un fake. Ma non vedo niente. È una Polaroid di... Cosa vedo? Allora, se io dovessi vederci delle cose, cosa ci vedo? Ci vedo una testa pelata che è accerchiata da tanti bambini che urlano. Ci vedete la stessa cosa? O no? O la vedo solo io? Qualcuno mi ha chiamato? È l'ecografia di un feto. Ma dove la vedi l'ecografia di un feto? Artistico. Sta, è un signore pelato. Allora, guardatelo.
è un signore pelato. Cioè, è uno pelato che sta così, visto di così, e attorno a lui c'ha tutti i bambini. C'ha un bambino soprattutto che sta attaccato così e fa... È uguale, una testa esplosa. Una donna ammazzata, un gatto. Vabbè, ho capito. Andiamo avanti, mi siedo. No, non si vuole sedere qui. Come, dove mi siedo? Scusami, dove mi devo sedere? Sono tutti sporchi. Ah, qui mi devo sedere. Ok, mi siedo qui. Però volevo scegliere io. Guidiamo. Si muoverà l'autobus? Ah, no, si muove. Non vedo bambini. Perché ci vedo un gatto? Ma che gatti vedete? Un signore con gli occhi bianchi con un bambino attaccato alla testa. Vedi, Chiara, la stessa cosa mia? Cioè... Ma perché vedete un gatto? Raga, ma che gatti conoscete? Mi immagino questa tua risposta allo psicologo. E lo psicologo capisce che io... Porca! Ah, vabbè, è finita soltanto... Sono foto private quelle, non te le mando più. E Francesco, qualcuno doveva farlo. Ma chi è questo? Raga, io non so nemmeno se questo coso è umano. No, dai, ti prego. Ma le occhiaie lunghissime. No, non mi piace. Ma però è vestito bene, dai. No, le occhiaie lunghissime, raga. Io lo continuo a guardare. No, gli occhiali. Ah, gli occhiali, non ha le occhiaie, sono gli occhiali. Controllore, non mi sembra un controllore, però lui ride. Sapete chi è? Guardi, non ti guardo, facciamo che non lo guardo, così almeno lui non mi guarda. Facciamo che guardo qui, però senza guardare, lo guardo con la coda dell'occhio, ok? Sapete chi è? Non Daredevil! Avete presente... oh, Sandman! È l'attore che fa il tizio di Sandman, quello con gli occhiali. Non so come spiegare. Non mi ricordo il nome. È Malgioio. Ma come Malgioio? Dai, è lui. Quindi che devo fare? È Pitbull. Non ci posso nemmeno... Ma smettila di guardare. Guarda la finestra, va. È molto buio fuori, non posso vedere... Ah, la tempesta! Che vuoi? Ciao! Lo sapevo che me lo trovavo in faccia. Che ansia incredibile. Corinzio! Esatto! Ciao Giorgio! Fantastico mondo dei Pepsomani! Santo Dio! È il vero! Bevo Pepsi da 6 mesi. Difficile. Helvetica, bentornaus per 6 mesi. Mua! Grazie mille. Salve. May I sit beside you? Mi posso sedere vicino a te? Non ci sono un sacco di sedie qua disponibili. Perché lo devi fare? May I sit beside you? Mi posso sedere. Sei sordo? Do I need to get the driver to throw you off? Devo chiedere all'autista di buttarti fuori? Tonight. Oh no, morirai stanotte. Cosa? You're going to die tonight. Morirai stanotte. L'ho visto. Questa notte sarà l'ultima notte sulla terra. You are walking straight into your doom. Stai andando diretta. Vabbè, ho capito. Child inside you. Come child inside you? Ma perché sono incinta? Oh no! Come? Sarai ritrovata come tutti gli altri. Squarciata a metà. E tutto con le tue cose fuori. Mannaggia miseria, che paura però. Sì, va bene. Basta, smettila di parlare. Oh, basta! Perché se vuole sedere questo? No, non mi piace. Ma chiama la polizia. Si è incazzato con Rinzio. Fa spallucce, sì. È lui il serial killer. Beh, questa faccia. È la mia fermata. Togliti. May I sit? Te ne devi andare. Esco. Chiamo l'ambulanza. No, raga, chiamo l'ambulanza. Ma inizi adesso? Con un'introduzione di 45 minuti? Cioè, è iniziato adesso?
Da questo Santa Lucia non deve essere passata quando era piccolo. Che ansia! Duricchia! Azzolino, pensavo che fosse corto. Ciao Angie! Mua! Starring Olivia Steele nei panni di Sarah e Davante Johnson come Stan. E poi c'era un altro che però non riesco a capire. Kinda Drake come il drogato e non riesco a leggere gli altri. Amanda Parker come la vecchia signora. Quanta gente c'è? O è finito? Era il pre-live, l'ho finito in 2 ore e qualcosa. Non ce la facciamo. Ma boh, ma non fa niente. Quando torniamo lo... Mannaggia, che paura. Ma come Pizza Dude? Dude. Ma quanta gente c'è? Ma c'è un sacco di gente. È finito, wow. No, vabbè, ma tanto lo finiamo quando tornerò. Perché tornerò. Tornerò. Lo dico. Io l'ho detto. Non dite che non vi ho avvisato. Eppure Santa Lucia oggi, sì. C'è uno dei personaggi che si chiama Pipo Franco. Dai, però è mattina. Ah, non è mattina. Ma ragazzi, non mi piace questa situazione. Chi è che... Drumma. Un sacco di rumori strani. Ah, però c'è la pizza. Chi è? Gli alieni? No, gli alieni non mi piacciono. No, raga, gli alieni non mi piacciono. Finito? Posso andare a prendermi la pizza? No, devo andare prima a fare il bucato. No, voglio la pizza. Dai, voglio la pizza. Non voglio la pizza? No. Ok, andiamo a facciamo di pa. Quando hai detto che torna? Torno! Ciao Girellone! Torno! Su A Long to Big ti dicono 1 ora e mezza, 2. Non penso che ce la faremo in 1 ora e mezza, 2. Io sono molto lenta. Sono gli Eiffel 65. Ah, però c'è una signora. C'è un signore. Guarda però che bella qui dentro. Ah, ma c'è gente. Ah, boh, io allora tutto a posto. No, allora tutto a posto. Che paura! Sono più tranquilla. Yes, salve. Sì, cosa c'è? Siete aperti davvero right? Tutta la notte? Lui non mi sembra affidabile, comunque. Vorrei dire, ma questa sera li ha portati i vestiti appresi. Ah, cazzo. Vabbè, penso di sì. Siamo aperti tutta la notte, però posso fare dei pisolini a mezzanotte, quindi se ti serve qualcosa chiedilo prima. Ok, vabbè, allora farò in modo da non aver bisogno di nulla. Però sono le 8:20, ma perché notte? Sono le 8:25. Cioè notte, avvocato, vabbè, vedremo. Press the tab key to keep an equipment. Aspetta. Raga, posso giocare? No. Mamma? Raga! C'è un gioco nel gioco! Attenzione! Cosa devo fare? Devo picchiare la gente! Vabbè, faccio questo tutta la vita. Fatto! Fatto! World record! 3! Mamma mia, spacco tu! Io sto gioco lo rompo! Lo rompo. Qui sono un assassino che deve ammazzare la gente, suppongo. Fatta. Ma bellissimo. Bah, io non voglio fare nient'altro. È finito il gioco. 2 ore di questo adesso. Preparatevi. Vi aspettavate altro? Ebbene, no. No, raga, almeno a 100 ci dobbiamo arrivare. Gioco nel gioco. Sono i due occhi dentro. Sì, esattamente ero stramazzotti. No, raga, almeno a 100 ci devo arrivare. Vi prego. Ditemi che il world record è tipo... meno di 100. No, dai, mi sono fatta male. No! Se colpisco un muro ritorno a 0. No, dai, ma se colpisco un muro ritorno a 0. Ma stiamo scherzando? Siamo scemi. No, ti prego. Perché non 1000? Ma dai! Bello. Bello. Andiamo a lavare i panni. Ciao Artemis, salve. Salve, benvenuti, si accomodi. Bello, andiamo a lavare i panni. Posiamo sta cosa? Posso usarla? Ok. Come funzionano le lavanderie, raga? Devo sceglierne una?
come wash too. Anche tu stai lavando i panni di tarda serata? Eh sì, lavori in fabbrica, questo è l'unico posto, è l'unico aperto. First one? Vabbè. Sei nuova di qui? Ah, questo posto prima era vicino, però poi c'è stato un incendio. Ah, perché il posto è fuori città, è vero. Prendiamo una rossa di lavatrice, ma non so se è il nuovo Mario Time, beh, almeno accento, io magari 3 secondi dopo spegni il gioco. Vabbè, ma perché non volevo farvi avere questa insoddisfazione di arrivare così velocemente a 100 e poi chiuderlo quando l'hype ormai vi era arrivato a 1000. Non stiamo a guardare il capello, vabbè, dai. That sounds awful. Ok, c'è stato un incendio comunque, una ragazza è morta in quell'incendio, una dipendente. Non mi piace diffondere le dicerie, però... Ma... È abbastanza misterioso il modo in cui è morto... Morta, intendo. Non è stato un incendio che è iniziato velocemente. E cioè aveva avuto molto tempo per poter uscire fuori. Ma è stata trovata nell'ufficio. Vabbè, magari si voleva dare fuoco. È una dipendente da cosa? Dipendente del posto. Ok? Il detective comunque ha detto che la ragazza si era chiusa dentro o era stata chiusa dentro, però ha deciso poi di lasciar perdere, di non indagare sulla cosa. Beh, se è vero suona tutto molto sospetto, sicuramente. Sembra che abbiano nascosto, diciamo, insabbiato la cosa quando il tizio degli uteri è uscito fuori. Vabbè, grazie mille per questa piacevole chiacchierata, che vedo sempre che qui si parla di cose positive. E raga, io come faccio a usare una lavanderia? Come restroom? E please don't. Come uso la lavanderia? Vabbè, no, l'unica persona che posso chiamare sta vomitando in bagno. Ma quindi devo riparlare con il signore? Come si... Raga, io non so usare le lavanderie, io mi lavo i panni a casa. A chiamarlo. Misterioso che una ragazza muoia in mezzo alle fiamme. Di solito sono immuni. Magari sono tutti Daenerys Targaryen, eh? Che ne sai? Questo che vuole? Perché ci vuole inquietare? Signore? Yes, what is it? Sì, che c'è? Vabbè, no, gli stiamo chiedendo la stessa cosa di prima. Come ci metto i fatti dentro? Non lo so. Sì, gettoni. E come lo compro il gettone? Ah, devo prendere il gettone. No, questo è dispensatore di sapone. Saponetto. E dove li trovo i gettoni? Come funziona? Come li chiedo i gettoni? Madonna mia, la cosa più complicata di questo gioco fino ad adesso è chiedere i gettoni. E non lo so. E non mi fa, non mi dà la lavatrice. Questo muro sembra differente dagli altri. Effettivamente sì, c'è una crema. Ma che cazzo è? Ma dai, change machine. Sì, ho capito. Ma che me la fanno nel labirinto? Ma mettimela nella stessa stanza. Vabbè, abbiamo preso i soldi. Boh, nel dubbio. Raga, quale vogliamo? No, non funziona. Aspetta, questa. Ok, ci sta questa. Fammi vedere se ce ne stanno altre aperte, per favore. Dai, ne possiamo usare solo una. No, 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 c'è anche quella rossa. Ok, raga, fermi. Abbiamo delle options. Rossa. Oppure. Azzurra. Verde. Ciao, bro, buon pomeriggio. Azzurra, verde oppure rossa? Quella rossa asciuga. Rossa? Rossa? Rossa. Di rosso turchese, rosa, la uso. Devo prima lavare i miei vestiti. Ah, ma questa è l'asciugatrice. Vabbè, niente, allora li devo lavare, raga, queste sono le asciugatrici. Niente, raga, è per forza questo. Oh, posso andare a controllare intanto nel frattempo degli altri negozi, comunque nella piazzetta, mentre aspetto per... Ah, epa! Non c'era questa prima. Non c'era questa prima, vero? Una brutta testa di bambola. Non l'ho vista prima, infatti. Vedi, allora non sono pazza. Non è una lavatrice, è un trattore. Vabbè, raga, ma quelli i vestiti devono essere lavati duramente.
Vabbè, io posso andare a fare altro, quindi. E io perché mi sono presa questa cosa? Perché mi sono presa sta capa? Che devo fare con sta capa? Vabbè, me la porto appresso. Così almeno guardiamo questa. Che cosa è successo? Che cos'è questo rumore? Sembra come se fosse un bambino che piange. Però non penso che sia un ragazzo, un bambino. Ma dove lo sente? Potevamo lavare anche qui. Non nulla che mi fa cacare sotto. E ho capito, ma che se ho paura urlo. Non è che devo evitare. Aspetta, mi abbasso un po' il volume, così urlo però piano. Urlo di meno. Io dopo devo dire ai ragazzi che devono assolutamente mettermi il volume al 12%, perché altrimenti ci arrabbiamo. Ok, metto tutto così. Qua questo lo metto così. Ritorniamo a noi. Perché sono uscita? Raga, sono uscita perché a lei ha detto che voleva andare a controllare fuori. No? Non va bene. Dice che fuori ci sta un rumore di bambino. A me non piacciono i bambini. Vabbè, c'è una macchina. Raga, vado a controllare se ci sono dei pazzi in giro. Così almeno ci leviamo subito sta cosa da torno e stop. Perché quel coso in mano? L'ho trovato sulla lavatrice. Mi sono detta perché no. Facciamo così, lo lascio qua. Lo posso droppare? Non droppa? Non droppa. Cos'è che scricchiola? Io sento qualcosa che fa cri 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 cri. E non sono dei grilli. Vabbè, andiamo a vedere nella pizzeria. Magari nella Ma fra l'altro si chiama Pissa. Non è nemmeno una Z. Si chiama pizza. È una pizza, non è una pizza. Vabbè, andiamo a prendere un po' di pizza. Oh. Sin Eater. Cos'è Sin Eater? Ma è un fumetto. Dai, ma posso sfogliare. Raga, ma è next level questo coso. Ma che stiamo scherzando? Toccamelo. Com'è? Ah, così. Dai, c'è un fumetto dentro. La pista da me è la fontana. Locale comunque più curato di quelli di Pokémon. Ra, oh, pensavo fossero Bubas. Ma che Bubas frequenti? Dai. Ciao Elsina. Mua! Grazie mille per essere stata con noi. Sì, comunque fa molta aria Silent Hill. Ma è bellissima questa cosa. Cioè, bellissimissimo. Ma voglio. Vabbè, è lunghissimo. Comunque c'è la storia di un nonno che un giorno diventa troll e poi fa diventare la nipote un demone per combattere il male. Bello, bello, ma non ci vivrei. Vabbè, io me lo rubo. Ormai mi sto rubando tutto. Posiamo tutto. Raga, volete un po' di pizza? Però è vecchia. Devono chiudere, quindi la pizza è abbastanza stantia adesso. Ce lo interpreti, l'ho fatto. Se te ne vai a giocare, leggi il fumetto o giochi ai videogiochi. Bellissimo, veramente. Volete un po' di pizza? Vediamo un po' nel menu che cosa dicono. Posso... No, vabbè, raga, ma è il gioco... Ma è un signore col pisello al vento. Questo masterizzo, Masterizzo. Masterizzo! Masterizzo, masterizzo. Presa! Madonna mia, masterizzo tutto. Ma che sta cacciando? Del vomito? O è della cacca verde? No, suppongo che no. Questa forse sia cacca. Bellissimo. Raga, non me ne uscirò mai più da questo posto, sappiatelo. Non so come abbiamo avuto le monete, però non riuscirò mai più da questo. C'è un signore! No, no! Sono un capitalista, che ha detto? Come ho fatto? Ma... C'è anche la macchina della fortuna. Vabbè, niente, non voler vederla la fortuna. E poi ci sta la macchinetta quella lì per prendere tipo il gancio meccanico. Ciao Squall! Mua, buon pomeriggio! No, ma è bellissimo! Ah, poi c'è un volantino con una persona scomparsa. Ed era una giovane donna che è scomparsa una settimana prima.
vabbè, ce ne sono tanti e posso portarlo a delle persone per vedere se hanno qualcosa da dire al riguardo. Ah, ok, quindi mi prendo il volantino per farlo vedere alle persone. Ok. Pizzaiolo, mi sai about the recent appearances? Mi sai dire qualcosa? Madonna, la faccia tutta schiacciata nella testa. Ma come funziona? Ciao Juno! Buon pomeriggio! Ma come funziona? Sai qualcosa di queste sparizioni? No, non molto. One of the girls who was in my class una delle ragazze era in classe mia, comunque. I didn't know her too well, except that non she la conoscevo pregnant. Molto bene, a parte il fatto che era incinta. E spero soltanto che sia soltanto scappata dalla città e non sia una delle vittime. Va bene. Bei discorsi per presentarsi al pizza di uno. Sorry, didn't see you there. Ma come non mi hai visto? Abbiamo appena parlato. Per me è un Big Mac. Ma dai, siamo in pizzeria, non ci sono i panini. Non cominciate. Oh, non ti ho Can visto. I get you anything? Ti posso portare qualcosa? No, grazie. Sto soltanto perdendo tempo finché non si fa il bucato. Well, you're out late. Beh, sei uscita tardi. Ma basta questo fatto che sono uscita tardi. Sono le 8:30. Chiudiamo presto. Comunque rimani fin quando non chiudiamo. Sì, ma io volevo la pizza. Volevo la pizza. Non posso. Cioè non posso toccare nulla. Signore, una fetta di pizza. No dai, voglio la pizza. Ma che palle. Vabbè, non va. Troppo fi... Raga, questa macchina c'era? Parcheggiata? Oh, sento dei cricchi crocchi. Non mi piace questo gioco. Andiamo a cercare altrove. Andiamo avanti. C'è Peppa! No, c'è Pipa! Pipa! Pipaus! C'è Pipaus! Attenzione, posso avere una fetta di pizza al tiramisù? Ah, è un coso, un supermercato. Perché mi esce il barese? È un supermercato. Be kind, rewind. Ricordatevelo, amici. Ogni volta. Ciao Panda, ciao Fabius. Buon pomeriggio. Ricordatevi sempre questa cosa. Ogni volta. Non Sakura, anche tu. Ve, va. Ogni volta che andate a fare le sporcherie, ritornate sempre indietro all'inizio del video. Fatelo per chi verrà dopo di voi, in tutti i sensi. Basta! Stop! Entro? Raga, chiudete gli occhi. Allora, io prometto che ci entro, però voi promettetemi che chiudete gli occhi e non guardate. È un gioco nuovo? Sì, Momo, si chiama Bloodwash. Per non rovinare il finale, sì, perché sennò lo spoilerate. Esatto, poi la gente non si guarda il film. Raga, chiudete tutti gli occhi? Censurino smile pronto? No, non ce l'ho. Perché non censura? Perché non censura? Raga, non censura. Per quale motivo? Non ce l'ho! Dai, l'ho cancellato! Niente, finito. Raga, non abbiamo la censura. Quindi chiudete gli occhi. Madonna! Smile, you're on camera. Oddio, ci guardano? No, ti prego. Ci sono i vintage pornos. Dai, ci sono le cassette sporche vecchie. Che belle! No, nel senso, ci sono anche i cosi, comunque. Che acutume! Scusate, no, chiusi tutti gli occhi, bravissimi. Neanche uno smila. Raga, ci sono anche i magazzini, i foglietti, quelli lì dove si vedono le signore nude. Le riviste. I foglietti dove... Quella è la mia collezione di VHS. Che ci fa lì? Vabbè, le cassette per gli anziani, come i romanzi per gli anziani, i magazzini. E vabbè, ci siamo capiti. Però voi l'avete capito. Ci dica lei quando si possono aprire gli occhi. Raga, io penso che non si possano toccare. Niente. Molto male che Liam non fa...
Attenzione, molto male che Liam non faccia le cose, le stesse cose che fanno questi ragazzacci all'interno di questa cosa. Aggiorna. Perché? Ma chi si è sabbato? Non mi è arrivata nessuna notifica. Quando siamo arrivati a 6.80? Intanto è incinta. Però Liam l'ha messa incinta col pensiero. Quindi, attenzione. Ma come? Chi è stato? Chi? Pronto? Ale! Che torna nel fantastico mondo dei Pepsomani! Ma bentornato! Controllo subito, aspetta! No, che ho scritto? Ho scritto male, aspetta... Fatto! Eccoci! Aspetta, fammi rimettere l'obiessus, che non vedo niente. Madonna, sembro veramente un'anziana, sì. Non mi dovete cambiare la voce come gli anziani signori, per favore! Che io faccio le cose da persona onesta qui! Ciao, Rufina! Spegne! Ok, tutto a posto. Vabbè, comunque il fidanzato non fa le stesse cose sporche a lei, come stanno qui dentro. Vabbè, niente. C'è il Pippo, raga. C'è Pippo, tutto ok, che paura! No, raga, io non posso urlare tutta la vita. Ma questo gioco di che parla? Di noi che facciamo le sporcherie? Urlo da uomo alfa. Pippo, ti ho beccato! Non stai rubando niente? Ma mi scusi. Signore, ma tutto a posto? Ma lei è scemo? Ma tu sei scema? Tu che dici tipo che mi vado a rubare le cose sporche? Al massimo vado a comprare un'altra cosa. Perché un vecchietto in una sala tipo... Perché è il suo il negozio. Il vecchio che dice si scostuma di zuzzusi. No, vuole che... Ha detto semplicemente che non... Pensava che io rubassi. Posso rubare quindi? Sporco! Signora, basta! Basta! Che paura, mai più. Non chiudete gli occhi di nuovo. Chiudeteli. Chiudete tutto. Kim, salve, benvenuta, si accomodi. Chiudi tutto. Provo a toccare altro. Basta. Quindi si vedono. Ok, alcuni si vedono, altri non si vedono. Questi non si vedono. Chiudete gli occhi. Occhi chiusi. Oiù. Tutti quei pixel non censurati. Ho chiuso le ore. Signor Pippo, è tutto ok? No, non ho preso niente, Pippo. Ok, ci sono dei vinili, c'è del pane. Ok. Ci sono i gelati. Buoni, ma posso comprare anche i gelati, quindi? Ci sta la soda... Cosa c'è qui dietro? Signora, i limoni, signora! Raga, ci sono i NES! Home console... Ci sono i Game Boy... No, che bella la scatola del Game Boy! Ma io li voglio tutti! Non so perché, ma il suo nome è sulla punta della lingua. Cioè, il Pippo sulla punta della lingua. Scusa, non volevo dirla così. Oddio, ma c'è un... No. Cosa ho preso? Cos'era? Ah, un altro fumetto. Bello, bello, c'abbiamo pure un altro fumetto. Dai, ma sono bellissimi. Io me li voglio leggere con calma tutti. Ma sono pure lunghi. Glielo vado a dare al signor Pippo. Che questo secondo me... Signor Pippo, non l'ho preso io. Non gli devo chiedere di questo. E nemmeno delle console. That looks cursed. Sembra maledetta. Dovresti chiamare un prete per quello. Ma come un prete? Meno male che gli occhiali... sì, vabbè, certo. Ho capito che il gioco dura 2 ore. Lo passi nella sala porno... Non è vero! Fermi.
NES sfusi senza scatola, perché i NES erano sfusi senza scatola, però il Game Boy invece tutto a posto. Ciao Dora, buono studio. Grazie mille per essere stata con noi. Chiediamo di della tizia. Sta roba va avanti da tanto tempo. Da quanto tempo? Da quando il tizio degli uteri ha cominciato a uterare? Ma io parlo di anni. Non farmi ripetere. Sì, quest'area non è mai stata un posto sicuro. Almeno non da quando quella lavanderia è andata a fuoco. Quella che sta lì giù. No, questa è la nuova. La vecchia è quella vicino, quella accanto. Ed è stata vuota da quando, da quando, punto, da quella notte. Quindi c'è una correlazione tra la lavanderia che è andata a fuoco e le persone scomparse? Sto soltanto ipotizzando. Qualcuno è morto nell'incendio? Qualcuno, non lo sappiamo. La ragazza che è stata trovata lì, broke out, è uscita, però non è, è riuscita a uscire forse, però non è mai stata ritrovata. Non abbiamo trovato né ossa né altro. Dopo quello, qualcuno ogni tanto scompariva. E vabbè, la cosa diventava sempre più frequente. E poi vabbè, figli, parenti, se ne sono andati tutti quanti. C'è qualcos'altro che puoi dire? Ma perché siamo diventati il Detective Conan? Domanda importante: il cioccolatino del calendario di oggi era un Pokémon? Momo? No. Quando l'incendio è scoppiato, ok. Vabbè, lasciami stare che c'ho da fa. Vabbè, scusi signore, effettivamente ci stanno a fa pure i cazzi del vecchio. Cioè io non è che voglio farmi tutti questi cazzi. Ho già letto questo libro. Ok, vabbè, scusami, allora non lo facciamo più. Vabbè, non posso comprare niente, suppongo. Nemmeno le caramelle. Vabbè, ho capito, però questa non fa niente. Nemmeno le caramelle vuole comprare. Ok, quindi vuol dire che la lavanderia che è andata a fuoco è quella che stava qui, è questa. Sì. C'è un vecchio cartello. Posso entrarci? Chissà che cosa è successo qui. Ma lo sai che è successo qui? È andata a fuoco. Vabbè, raga, questo sembra essere il tutto. Quindi torniamo a vedere la lavanderia. Magari è successo qualcosa. No! Oh no! Raga, il signore non c'è più. È andato a dormire? Guarda sul retro. Non vado sul retro, ho paura. C'è molto silenzio. Ma perché non mettono una musica? È una lavanderia. Vabbè, non c'è ancora il tizio. Come sta la lavatrice? Madonna, che pa... Sì, vabbè, un blocco di marmo. Raga, lavati. Fatto. Li asciughiamo? Che? Qualcuno ha suonato il campanello. No, non è vero, nessuno ha suonato il campanello. Signore, qualcuno ha suonato il campanello? Sì, ultimo giorno yucaliano, fino al 20 di dicembre. Ci vediamo poi direttamente il 20, amici. Vi mancherete tanto. Infatti, godiamoci questi ultimi momenti insieme. Te li piega pure, brava, visto la lavatrice? Direttamente piegati. No raga, non voglio andare a vedere. C'è una rivista, mi prendo la rivista. Ma lo sto rubando tutto. Signore, doing a late night wash. Yeah. Questo sta dicendo sempre le stesse cose. Lasciami stare. Mollami. Signore, vado in bagno. Mi prendo cosa ho preso? Cos'era questo? Un telecomando. Per cosa? Come? Perché ho preso un telecomando? Una settimana senza yucali! Lo so, divertitevi finché siete in tempo. Poi torno. E non mi dimenticate però, non fate che poi il 20 arrivo e ci sto solo io. E dai, è tutta l'amicizia, è tutto l'affetto. Vi sputo, casa per casa. Quale modo migliore di passare gli ultimi momenti se non lavando e asciugando vestiti in mezzo a gente poco raccomandata? No, ma la gente sembra... raccomandabile, che tutto il resto non è raccomandabile. Sembra un cesso. Vabbè, posso andare al bagno? È chiuso. Anche questo è chiuso. E io che devo fare con il telecomando? Vabbè, raga, ho capito, devo andare là. Pringles!
risponde. Posso romperti la palla a otto bolso con risposte alle storie su Instagram in sostanza? Non ho capito. Devo rispondere con la palla a otto. Io non so nemmeno dove sia. Alexa, attiva palla a otto. Ok, ecco palla a otto magica. Fai la tua domanda e ti risponderò. Posso romperti le palle a otto bolso con le risposte alle storie su Instagram in assenza? Sì. Sì. Ha detto. Fai la tua domanda e ti risponderò. Alex, ad esempio, puoi chiedermi, dimmi se devo comprare un vestito. No. Alexa, stop. A dopo. Ok. Ha detto sì. Punto. Fateli ridare. Ma c'è stata la palla 8, l'ho fatto. Scusa, gli occhiali che si ritroverà i messaggi alle storie alle 3 di notte. Va benissimo. Pronto? Che paura. Raga, nessuno. Vabbè, niente, non c'è più nessuno. Raga, nessuno ha fatto niente. Corona mia, lo so che mi sta per arrivare lo spaventone. Marita, prendi nome, che paura. Lo denuncio subito. Ma no. E non so dove sia in realtà la palla 8 originale, amici, sapete? Per direttissima e per diffamazione. Non ho idea di dove sia. Andiamo a vedere. Chi è? Cos'è? Ah, la chiave del bagno! Vabbè, non volevo andare in bagno, però andiamo in bagno a questo punto. Gli vado in bagno? Che è sto telecomando? L'ho recuperato da qua sopra, però non so a che cosa serva. Io pensavo ci fosse una televisione. E invece no. Sì, parmi una settimana che vi godrete tantissimo. Andiamo in bagno. Oh. Ok. Vabbè, io sto trovando un sacco di fumetti comunque, posso dire la verità. Raga, non mi piace questo bagno. 867-5309. Ci sono anche dei condom dispenser. Guarda lì quanti ce ne sono. Ci sono il condom per le signorine con i capelli ricci. Il condom per chi mangia il ramen. Ma se questo è un pene. No, è una signora, vero? Non è un pisello questo. Non stiamo guardando un pisello, vero? Poi c'è il condom per chi è un procione dei Guardiani della Galassia. Perché quello è un procione dei Guardiani della Galassia. E poi c'è il condom per chi corre visto dall'alto. È una donna? Lo voglio alla fragola. E non c'è. Ce ne sono tanti ma non c'è quello. E poi c'è un buco qui. Per il puro sfizio di metterci un buco. Bisogna asciugarci le mani. Io mi laverei. Comunque. No, questo lavandino ti fa le mani più sporche. Vabbè, ho capito, ma vogliamo andare almeno in bagno? Posso andare in bagno? Vado in bagno. Vabbè, niente. Ok, arrivederci. Vado via. Raga, vado via. Ormai non so più. Cammino piano per non far rumore. Che ormai mi sto cacando fortissimo. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Il signore è sempre lì. Oh, mancano 8 minuti e 23 secondi. Raga, mancano ancora 8 minuti. Però abbiamo quasi finito. Poi abbiamo fatto, raga. Poi siamo vivi. Vabbè, abbiamo 8 minuti da perdere. Letteralmente. Quindi sapete che cosa faccio? È arrivato giusto il momento di mettersi a giocare. Vado! Mo faccio high score subitissimo. Va, cronometratemi gli 8 minuti. Prova il bagno maschile. Ah, cazzo, è vero, non abbiamo visto. Vabbè, ma le chiavi aprono tutti e due. A sinistra dove si va? A cambiare i gettoni, a prendere i gettoni. C'è soltanto la macchinetta dei gettoni. Credo debba uscire a fare un giro fuori. Questo è quello che ci vogliono far credere. Ma io, invece, che sono una signora per bene, gioco ai videogiochi. Vai a chiuderti in bagno dove stava quel numero. Secondo come devi interagire? No. Possiamo chiamare. Ah, è vero. Dobbiamo anche chiamare. Prova ad andare dietro alla lavanderia. E va bene. Ma soltanto perché me l'avete chiesto voi. Andiamo. Allora, andiamo per gradi. Andiamo al bagno prima di tutto.
Il sospetto comunque della polizia è Louis Kennedy, per pubblica intossicazione, però questo nome continua a uscire fuori. Mi chiedo se posso scoprire altro su di lui e posso portare questo giornale alla gente per scoprire dei fatti. All'asma. Manichino. È un manichino. Chi ha messo questo manichino qui? Ma che ne so, ma è dritto poi. Ma guardalo! Ma è un manichino drittissimo. Ciao Gregorius, ciao Locandiera. Madonna, ho urlato così forte. Che cazzo di paura. È un abbraccio, non ha manco i piedi, è un manichino che si mantiene dritto su, incollato. Mi è sembrato l'urlo di Pippo. Oddio santo. Vabbè, dov'è il culo? Bella domanda. Signora? Ma scusi, ma lei non ha visto niente. Ma raga, è lui. Raga, io lo dico che è lui, eh. Allora, dov'è il giornale? Che cosa è questa ricevuta? Don't know how you got that, but yeah. Ah, conoscevo Louis. Ah, questo è il giornale. Ok. We were buds. Ah, è lui. Questo Louis era quello che aveva la lavanderia vecchia. Eravamo amici, però poi è sparito un giorno. Sono gli alieni. Oddio, è mia cugina. Sono gli alieni. Louis aveva contatti con il cosmo. Yogo, io sapevo anche questo. Se la fa con gli alieni. Mannaggia la miseria. Ciao, Linkals. Ma buon laboratorio, grazie mille per essere passato. Aiuto, ho la paura dei manichini. Ragazzi, ci vado a mettere la testa al manichino, così anche sto. No, nessuno. Madonna, che paura. Cioè, nessuno ha visto. Posso chiamare il numero? No, a quanto pare non posso chiamare. Non posso chiamare. A chiamare così? Cosa si fa in questo gioco? Devo lavare i panni. Mancano 3 minuti e 49. Raga, ma come mancano 3 minuti e 49 secondi? Come sono belli questi personaggi. Una favola. Siamo fuori. Interagisci con il numero. Proviamo. Proviamo a vedere se posso interagire con il numero. Madonna, questa roba brilla tutta. Io non voglio entrarci più nei bagni. Ok. Sarebbe divertente chiamarlo se mi annoio. Oh, quindi adesso lo posso fare. Ok, tutto a posto. Tutto ok. Chiamiamolo! You've reached the late night flirt line. In just a few moments you will be connected to the girl of your wildest fantasies for 60. Attenzione, ma è una hotline. No, non dovevamo scriverlo. È una hotline. Quindi noi prendiamo e facciamo le sporcherie con le signore. Amici, è tempo di sporcarci un po' i vestiti. Quindi, well, hey there, stop. Ah, ciao bambola. Oh, nessuno mi ha chiamato così prima d'ora. Ciao, bambola. Sono così felice che mi hai chiamato. Sono così sola qui. Ho sempre pensato tutto il tempo al tuo
Damn it, I'm sorry. Corleone. È la mia prima sera qui sul lavoro, comunque non penso che faccia per me. That's okay. I didn't... Però scusa, no, va tutto a posto. Non sapevo a che cosa servisse questo numero. Ho chiamato giusto per sfizio. Madonna mia, è passata solo una notte e ho avuto già la mia buona dose di pazzi, ok? Ci credo. Ma scusami, che tipo di persona chiama un numero a caso a quest'ora della notte? E vabbè, questa mo sta spiegando tutta la sua storia. Ah, ma ci sono ancora delle lavanderie aperte a quest'ora della notte. Ma basta, ma non è tardi, tipo mezzanotte, al tuo colon, sì. Se mostri la maschera al manichino, l'ho fatto, ma non ha fatto nulla. Wait. Ma tu stai in quel come si chiama, in quella piazzetta dove ci sta il Pizza Palace? Sì, quella, la conosci? Ah sì, abito lì, ma mo diventano parenti, ok? Arrivo io e ci si sporca, ciao Matti, buon pomeriggio! Ecco là, mo escono parenti. Non dovresti essere lì a quest'ora, non con il tizio dei uteris. Una delle ragazze è scomparsa, vabbè ho capito, ma dicono sempre la stessa cosa. Ok, ce ne sono altri due che stanno stalkerando e uccidendo. No. Ah no, c'è molto di più oltre che lo stalkeraggio e l'uccidere. È un vero psicopatico e tu sei nel bel mezzo del suo territorio di caccia, lo capisci? Devi prenderti i tuoi vestiti e andare via più velocemente possibile. Your free 60 seconds has ended. To have another late night sexy conversation, please enter your credit card number now. Abbiamo finito. Vabbè, vorrei andarmene via, però non posso. Però adesso posso. 0 minuti e 18 secondi. Raga, è finita! È finita, raga, siamo vivi! Siamo vivi! Non siamo incinti. Mi sa di sì, in realtà. Raga, è finita! È finita! Ce l'abbiamo fatta! Siamo vivi! C'è una ragazza di una... Ma che diavolo? Questi vestiti sono ancora bagnati. Oh no! La macchina deve essere... Cioè l'asciugatrice deve essere rotta. Ma erano i miei ultimi soldi. Devo ritrovare il dipendente e farmi ridare i soldi. Raga, quando c'è stato del sangue lì? Non c'era prima, vero? Tra l'altro sono sempre le 8:25. Se io me ne sbattessi e tornassi a casa... Ma sì, dai, li metti bagnati, ma che te ne fotte? Ho sentito dei passi vicino. Che te ne fotte? Pronto? Termosifone e via. Ma sì, te li metti bagnati, ma che... Tanto sono puliti. Madonna, io lo so che mi... Qualcosa sgricchiola. Signore, ma anche a lei è tutto... Oh no. Oh no. Si è accioccato il manichino. Raga, si è accioccato il manichino. No. Vado via. Apro la porta. Ah, apro la porta proprio. Scusa, non pensavo di poter aprire le porte. Ah, baby. Oh mio Dio. È l'impiegato, il signore, il dipendente. Sto tutto scricchiolato. Devo chiamare la polizia. Il telefono. 911, what's your emergency? Mannaggia, polizia, qual è la sua emergenza? Sono Sara, dovrete mandare qualcuno subito. Sono... Shit. Cazzo. 20 minuti dopo. Quindi sono arrivati, fermi, sono saltato dalla sedia, non vedo molte differenze da quando ero vivo. Beh, comunque io urlo perché urli tu, davvero mi fai crepare. Robello, ma io che devo fare? Non devo urlare. Sono arrivati i carabinieri, sul serio, bravi. Attenzione, 20 minuti per arrivare. Oh, dispatch said they got a call coming from out here. C'è stata una chiamata da qui, però è strano, non vedo nessuno. Come non vedi nessuno? Raga, siamo il poliziotto adesso. Raga.
strada, siamo al poliziotto. Oh no. Andiamo a parlare della pizza. Non posso chiedere la pizza. Mannaggia, pupa. No, dai. Quanto naturale questa reazione. Oddio, l'operaio, impiegato, dipendente. Ciao, piccola Luna. E che devo fare? Nei momenti di panico cerco la porta giusta, la risposta giusta. Chiuso, strano. Aspetta un attimo. C'è qualcuno che piange. Ma in che senso? C'è qualcuno che... It sounds like it's coming from that office. Sembra che venga dagli uffici nel pizza place. Sì, ho capito, ma è un bambino molto duro. E... ma piange durissimo. Ma quanto duro sta piangendo? È come un altoparlante. Vado, bambino? Hello? Hello? C'è qualcuno? È la polizia! Se c'è qualcuno, venga subito fuori! C'è qualcosa che non va. Devo investigare. E dov'è il bambino? C'è un business plan. Non è quello che mi serve. Una lunga to-do list. Vabbè, niente di che. Qua ci sta una roba dove i dipendenti mettono i fatti. Tipo le notizie del giorno. C'è una BIC con più tappi. Investighiamo. No, niente di sospetto. Il cestino. Niente, vuoto. Un blocco note! Non si può toccare. C'è un altro computer. No, niente di importante. Vabbè, ho capito. E cosa devo fare? L'avete microfonato bene, sto bambino? Alla prossima persona che le chiede quando figlia, mostri pure questa clip. Sì, ti prego. Va bene. Permesso. Permesso. Però non sento più il bambino. Quindi vuol dire che il problema è risolto, no? No? No, amici, per favore, mi tenete la mano? Vi prego, io ho delle... Perché adesso sono le 10:10? Sono passati 20 minuti! Sono curiosa di cosa succedeva se interagivi con l'uomo nel bagno. Non voglio saperlo. Non voglio sapere niente. Non credo sia risolto. Non lo so, vado. Ci sono un sacco di porte. Oh no, la porta è bloccata. Come è fatto a bloccarsi? Andiamo a vedere. Un pranks. Vabbè, questa è chiusa. Posso trovare una chiave. Ok, chiusa. Posso trovare una chiave. Raga, oh no, raga, qualcuno sta... Oh no, c'è qualcuno nudo che usa il pipo. Ha staccato un pipo enorme. Guardalo. O ha un salame. O ha staccato un pipo enorme o ha un salame. È nudo? Ebbene, è nudo. O ha un sacco addosso. O ha un salame o ha un pipo. Forse tiene un bambino. Questo è quello che dici tu. Ha un salame. Signore? Posi subito quel salame! Signore! What the fuck was that? Holy Jesus! Cos'era? Stava prendendo un bambino! Mamma, ho paura! Sparo. Madonna, gli sparo. Bambino?
Stanotte solo sogni no, raga. Ho una chiave. Chiave dell'ufficio. Ma fra l'altro dove è andato? Scusami. Gli sparo. Gli sparo, ragazzi, gli sparo. No, ho paura. Dove entra? È qui? Non è qui. Chiusa. Ma qui però ho la chiave. Non ho la chiave? Ho la chiave. No, questa chiave non fitta. Però qui fitta. Ok, fitta, 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 fitta. Madonna, raga, no, è pieno di posti. Chiudo gli occhi. Cammino tutta chiusa. Tutta chiusa. Perché devo avere il jumpscherone nel culo? Cammino chiusa. Dove devo andare? Chiù. Ok, non c'è niente. Bravo cazzo! Quanto ardua questa situazione, veramente ardua. Mamma mia, attenzione che magari è come Mad Dog, speriamo alle genti sbagliate. Ma non fa niente! Come locked out? Locked out? Ma come locked out? Scusa, raga. Ma come non fitta? È la stessa stanza! Guardo da lontano! Assassina! Assassina! Oh my god, am I glad? Cos'è? Non mi fido! Non mi fido! Mi fido? You gotta help me. Devi aiutarmi. C'è una persona che sta correndo con un coltello. Okay. Calmati, è tutto ok. Seguimi e ti porterò via di qui. No! Ok, sì, vabbè, ma che... Madonna, gli sparo. Tanto è già morto. Spara! Ma è nu... Raga, c'ha il pipo! Cazzo! Deve esserci un'altra strada d'uscita. Eh sì, questo mo spara. Ma è scema, c'ha il pipo. Dai, risolto. Chi è? Oh, esco. Dalle ventole. Ok. A posto. Ma che siamo stronzi? No. Minchia. Sfilza, sfilza. Ma come fa a sfilzare dalle ventole? Mannaggia. Come fa a sfilzare dalle ventole? Scusami. Come fa a sfilzare dalle ventole? Mamma, è impossibile sfilzare dalle ventole. Sono ventole. Come sfilza? Oh. Ma è lo stesso doppiatore urlante di ieri. E a quanto pare sì. How much sangue? Troppo. Ho ucciso a calzare. Hai i riflessi di una tartaruga morta questo poliziotto. E beh, d'altronde. Quanto è alto per camminare dentro i condotti di ventilazione? Ma tanto noi siamo tutti bassi. Darti una pistola è stato totalmente inutile. Ma sì. Vabbè, è passato un sacco di tempo e nessuno è arrivato. Magari... Chi è che è entrato? Oh no! L'uomo pipo! Oddio! Oh no! L'uomo pipo è qui! Aiuto! Ma ha un coltello fatto di carne! Raga! È un coltello fatto di carne! Uomo... Cazzo! Questo prendo, lo uso duro, dammi il martello! No, posso usare? Come lo uso? No, gli spacco la giugulare. C'è una cassaforte. C'è un uomo morto. Vado da qua. Così sto qui, mi detergo e mi metto nel carrello. Posso aspettare qui? Ma è Spider-Man a terra! Il famoso uomo cazzo. Più o meno è Spider-Man. Sì, era un cosplayer. E come faccio? Ma quindi gli uomini nudi sono due? No, a quanto pare è uno. Raga, io scappo.
paura. No, dai, è chiuso. Come faccio a uscire di qui? Cosa c'è lì giù? Perché vibra tutto? Che sta succedendo lì? Oh no, sono bug o sono gli alieni? Cos'è sta roba? Raga, ma che sto vedendo? Che cos'è? Non riesco a capire. Aiuto. Si è clippato. È un cazzo di martello. Spacca il... Ma cioè, non ci vuole nulla. Spacchi tu... Ma il martello lo tiene per sfizio. Raga, e vibra qualcosa nell'aria. Vado a toccare. No one's as dear as baby to me. We little fingers, eyes wide and bright, now sound asleep until morning light. Amen. Ed è così che io vi dico amen. Ciao Giamma. Ma che è X Factor? Bravi, bravo. Ha cantato comunque. Ha cantato la melodia dei bambini che dormono. Io quindi che devo fare? Ho un martello, tutto vibra e io non so cosa fare. Come la risolviamo questa situazione? Cioè, come la devo risolvere la situazione? Per me non vale. Per me no. Per me no. Canta come cantavo io alle feste scuole. Raga, io... Però c'è un culo qui, posso... Ah, guarda, guarda, posso giocare? No. Oddio, è sparito. Niente, è finita. Ma dove dovrei andare? Di qua? Suppongo. Vada a farsi ammazzare. Sì, a sto punto. Ne necessito. Ah. Ah. Non c'è nessuno. Dove devo andare? Ciao Slash! Cosa sta succedendo con precisione? Cos'è quell'orrore che esce dalla lavatrice? Un morto! Credo. Raga, ma c'è ancora l'uomo? Ma c'è ancora l'uomo? Scusami. Perché c'è ancora l'uomo? Ma fra l'altro, scusatemi amici, posso farvi una domanda? C'è una domanda che mi perplime. O sto capendo io male? Ma da quante ore siamo live? Perché il mio OBS mi dice che siamo in live da un'ora. Scusa, cosa è successo al mio OBS? Ma allora, ma è scemo? Perché il mio OBS mi dice che siamo live da un'ora e 27? Ma cosa è successo? Aggiorna, si bugga ogni tanto. E non ho capito per quale motivo. Mi esce scritto che siamo da un'ora e 27 in live. E non è chiaro. Va bene il dubbio. Posso toccarlo? Raga, non c'è nessuno. Forse di gioco. No, e che c'entra, scusami, con OBS? OBS dovrebbe darmi il tempo totale, non il tempo di gioco. Raga, non so che devo fare. C'è il manichino. Vado a lavarmi i panni. Ah, il martello! Sfondo il muro! Ah ah! C'è una porta dietro questa porta! Oh no. Ah, siamo nell'altra lavanderia. Quella è andata a fuoco. Vabbè, ho capito. Però no, ti prego. Quanto sale in questa lavanderia? C'è una lavanderia piena di sale. Vabbè, forse era meglio rimanere di là. Ormai la morte è vicina e noi l'andremo a cercare con orgoglio, perché noi non abbiamo paura di nulla. Apristan bimbri. Vabbè, vado via. Ciao.
arrivederci, scusa. Non è vero, ho paura di qualcosa. Qualcosina mi fa paura. Va bene. Va bene, ho paura di qualcosa. Apro la porta e vado via. Posso uscire? Mamma, siamo usciti. Siamo nell'uscita. Non siamo nell'uscita. Chi è che ha fatto ecciù? Ciao, malinconico! Da lì quando dobbiamo andare? Sibyl alle 16.30, 16.45. Quindi abbiamo ancora un quarto d'ora, insomma, in cui possiamo fare delle cose sporche insieme. Ho paura, però. Vabbè, tanto è caduta solo una lastra. Questi non li posso aprire. Qui c'è un giornale. Il principale sospettato scompare, credo, del coso della lavanderia. Louis Kennedy, sempre quello di prima. Ok. Kennedy era sotto sorveglianza. Vabbè, tutto a posto. Ha interrotto i contatti con i poliziotti. Poi non si è mai fatto più vedere. Mai fatto più vedere. Vabbè, comunque è sparito, bla bla bla, cazzi e mazzi. Insomma, questo Louis Kennedy scenneda. Ho il martello. Ho il martello. Oh, raga, ci sono un sacco di dinamiti. Attenzione, ancora il bambino? Sì, ma è un bambino strano, però. Potrebbe essere il Dixon in polvere. Raga, mi... Ah, guarda, lui colleziona gli scomparsi. Lui vive nella vecchia ed ammazza chi passa nella nuova. Ma perché nessuno apre... Scusami, ma nessuno apre la vecchia cosa per controllare? Un attimo. Oh, qui c'è un tubo. Ah, una flashlight. Come la uso? Se volessi usarla... Ma ho un sacco di monnezza, guarda lì. Come la uso la flashlight? Con F? Con Q? Non... Raga, non flashlight. Qui ho visto qualcosa, c'era un buco qui dietro. Vedete, c'è una stanza. No, non è vero, non c'è una stanza. Vabbè, cosa sono questi? Dovrei andare via di qui. Dovrei andare via di qui per andare... Raga! Freezer! Esco! Bingo! Muoviti! Ok, apro! Ciao! Scappo! I killers non ci sono! Come passo? Raga, come passo? C'è il pu... Posso... Mascino, posso... Ma come sono many knobs? Ma ti tocca qualcosa? Come va? Posso accucciarmi? Raga, questo... sgorga! Ciao, Rayel! Raga, questo sgorga. Io lo so che sgorga. Posso passare? Non c'è un modo per accucciarsi? Ah, posso passare e basta. Ah, boh, fangulo allora. Baron! Oh no, c'è un uomo finto. Ah no, c'è un cadavere che è stato qui per tanto tempo. Oddio, ma sono facce! Quindi lui magari ha un sacco di facce. Il tubo che hai preso. No. Ma non era un tubo, quella era una torcia. Da quanto tempo sono qui? L'ultima cosa che ricordo è che stavo andando, camminando verso casa e adesso sono chiuso in questa cacchio di stanza. Chi mi ha fatto questo e perché? Devo trovare un modo per uscire di qui. C'è del sangue rappreso sui muri. E sul pavimento. E ho mio figlio a cui badare adesso. Sì, bello. Bella storia. Non è andata molto bene, signore. Ora qui è... Ehi! Qui hanno sgusciato. Ma io tanto scappo. Ma l'assassino quindi non c'è qui. Questa porta è chiusa. Deve esserci una chiave. Passo da sotto, giro di qua, vado in questo lato. C'è una chiave? C'è uno scalpello, è una faccia di un bambino. Ma che è? So che non ce la farò a uscire di qui vivo. Quello psicopatico uccide le donne come me.
Ho sentito che almeno altre tre sono state portate qui e uccise, sbirciando attraverso i buchi, le insenature. Ho visto che crea queste maschere fatte di pelle. Le maschere di pelle, madonna mia. Ciao Davide. Che paura. Pelle presa dai bambini. No, dai, dai feti da cui lui ha fatto i fatti. Non so che tipo di gioco vuole giocare, però il mio tempo è quasi scaduto. Mi ha fatto ingerire una chiave. Una chiave che mi avrebbe potuto portare fuori di qui. Però ho come la sensazione che non vivrò a lungo per usarla. Ok, vabbè, devo andare a picchiare la signora, quindi. Vado a picchiare la signora. Raga, prendo la clava e passo. Vado a tagliare il corpo. Vado a tagliare il corpo. Ce l'ha dentro di lei la chiave. Lo so, signora, mi dispiace. Mi dispiace, non volevo farlo, però lo faccio. Buona, una chiave! Evviva! Scappo fortissimo, non voglio mai più vedere questo posto in vita mia. Fatto! Dov'è che... Ma posso buttarli questi cosi? Voglio le mie armi. Allora facciamo una cosa, mi prendo questo che almeno glielo infilo. C'è qualcuno lì? Dio mio, raga, era già morta. Quindi... Cioè, o morta o non morta, alla fine è uguale. Va bene, no che dobbiamo ancora leggerli. E dai, non fa niente, ormai è troppo tardi. Un cadavere. Oh mio Dio, è un cadavere. Sembra che sia stato qui per anni. C'è un portafogli che esce dalla sua tasca. Che cosa? È di Louis Kennedy. Ma non ha senso. Devo andare fuori di qui e chiamare la polizia. Quindi non è Louis Kennedy il cattivo. Oh no, c'è un altro cadavere. Una donna. Oh no. Sì, vabbè, ma non è una donna mai questa. È terribile. È stata aperta a metà praticamente. È come se fosse stata qui per un sacco di tempo. C'è una signora con un salame. Ciao Sakura, buon pomeriggio. Raga, lì è l'uomo pipo. Guardalo com'è uomo pipo. Secondo voi è lui? È l'uomo pipo. Io che faccio? Ho paura. Ho i brividi che mi percuotono. Per me è un manichino. È un bambolotto? È un bambolotto. È vero, è un manichino. Ok, allora tutto a posto. Pensa, guarda. L'uomo pipo senza pipo. Siamo Armandi. Trova il bambino. Posso... Scusami, non è che posso romperlo questo lucchetto? Devo provare a togliere questo lucchetto. Va bene. Sì, ma ci sono troppe porte in questo posto per essere un posto vero. Ah no, però c'è solo un cunicolo. Puoi salvare la partita. Raga, chi è che ha fatto? Ciao Mautotrut. Chi è che ha grattato? Qualcuno ha grattato fortissimo. No, che paura. Va bene, Sakura, ma non ti preoccupare. No, qualcuno ha grattato. Raga, affronto le mie paure. Madonna, è lungo. Ma c'è un pezzo... Ah, è conficcato. Ok, pensavo che fosse un pezzo volante. Raga, prendo la pistola. Meglio che mai porto la pistola appresso. Solo nel caso dovessi sparare. Tanto l'altro... Questa è la pistola del... Ah, questo è il poliziotto. Questo è il poliziotto. Eeeh, quanti lavatoi. Al
lavato un sacco lui. Lavandino. Apriamo la porta. Ma scusami. Ma e se io sparassi al lucchetto? Non va bene. Vabbè, allora devo andare di qua, suppongo. Qualcosa è caduto, a me non interessa, perché far cadere le cose è il mio mestiere. Ok, andiamo. È un pulitone. Sì, ma pulisce gli organi, però. C'è una signora. Madonna. C'è una signora. Una bambola. È una bambola che è stata tagliata a metà. Ah, munizioni. Ok. E raga, però io non ho capito. E questa è la strada, questa era. Ciao Ubiball. Raga, la strada questa era. Non c'era. Perché paura però. Non c'era altro. Devo andare da qualche altra parte. E mezzo. Chi è che ha fatto splash? Qualcuno ha fatto splash? Chi è che ha fatto splash? Ah no, è caduta la tavola. Raga, ho il dito pronto. Tra l'altro, che cazzo sono ste tavole bianche? Io so già che ci sarà il jump scherone incredibile e io mi cacherò in mano come non mai. Devo controllare le lavatrici, secondo voi? Allora, lavatrice, 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 lavatrice. No! Non è da fare. Pimpi! Che paura! Non fatemi spaventare! Io posso provare a sparare al lucchetto a questo punto. Provo a sparare al lucchetto. Paf! Vedi? Vedi che l'ingegno. Come out, you asshole! Ready for you! Esci fuori, stronzo! Sono pronta! Non è vero. Uno minuto. Non sono pronta. Raga, non sono pronta. Raga, non sono pronta. Non è vero che sono pronta. C'è un telecomando. Raga, non sono pronta. C'è un manichino. Questo mo diventa vivo e mi tocca. C'è una calcolatrice. Ok. It was at this moment. Smennespi! He fucked up. Ciao Nicola! Che paura, Francesco! Ma allora? Non fate! State molto calmi! Vado, 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 ce l'ho! Tanto lo so che arriva, mo arriva, mo arriva, mo esce, mo arriva, mo esce, però io ho una pistola! Va bene? Bravo cazzo! Ciao Moro, ben svegliaus! Quando ci siete, io... smetto di avere paura. Che porca troia. Non lo so che questo mi insegna. Ah, non è vero, ma... Marisa, prendi il nome con una cara e lo denuncio subito. Processo per direttissima, signore, gli faccio fare subito un processo. Ma per fare? Direttissima e per diffamazione. Non ho capito. Non ho capito. Ho visto che... Testa! Ma cosa succede? Signore! Ma dove è andato? Signore! Ma dove cazzo è andato questo? È scemo! Oddio, c'è Gesù! Ma che paura! Amici, io non ho idea. Non sto capendo. Eccolo, eccolo, spara di nuovo! Ma perché sta succedendo questa roba? Cosa vuol dire? Mi si blocca tutto poi, cioè lui scappa e mi
si blocca tutto e io non ho capito cosa devo fare. Eccola. Oh, e basta! Ma... It all makes sense now. Ha tutto senso adesso. Louis Kennedy, non stava uccidendo tutte quelle donne. It was Samantha. È stata Samantha dopo che Louis l'ha chiusa nel coso, nella lavanderia. Lei è sopravvissuta. She must have lost her baby. E deve aver perso il bambino. Quindi è poi impazzita. Ma non sembra una Samantha. Sembra un... She killed Louis. Ha ucciso Louis. Set her sights on killing e poi ha cominciato a uccidere altra gente. Oddio. Ma non ho capito. Quanto vicino? Meno vicino. E qui? È uscito il recap di Twitch. Azz! Cosa vuol dire? Che cazzo vuol dire? Bravi! 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 Oh, però l'abbiamo finito! Ma il poliziotto è morto! Ma com'era Samantha? Perché era Samantha? Perché era Samantha? Che significa? E perché c'era il cerchio con le invocazioni sataniche? Che c'entra? Anche in tempo! Io devo andare giusto un attimo in bagno. Poi dopo, i ragazzi, se mi vogliono cominciare a chiamare... Anzi, io faccio una cosa, comincio ad aprire Discord... Perché sicuramente non si aprirà un cazzo, quindi comincio ad aprire Discord, comincio a fare le cose, perché era passa, e ho capito, ma non ha senso. Bravi, bravi, posso dire che me... Bravi! Bravi, bravi, perché il tizio era nudo? Ma perché doveva... No, aspetta, raga, ci sarà... Eccola, vedi. Vedi, no, c'è un finale dopo il finale. Fermi, che vedi? Vedi che c'è della capienza? Fermi. C'è un finale dopo il finale. Si accende la luce. Ah, vedi che non è finito? I was pretty upset to be woken up so late for an impromptu. Non è finito. Vedi, non ha ma quale buba, se quello è il petto? Ok, c'era il Womb Reaper, well, e quindi lui è andato, il signore che vive sezione ai cadaveri, è andato a controllare. Però quando ha scoperto che era Samantha, ha detto, wow, causa della morte, un sacco di sfari, va bene, ok. Non capisco come fosse viva, prima di tutto, questa signorina Samantha. E poi come mai le sono serviti così tanti spari per rimanere... Era mortuary assistant, esatto, questo è il DLC. Iniziamo l'autopsia. Ma veramente iniziamo l'autopsia? Oh, che bel rumore di caramelle sgommate. Guarda lì. Ma che... Oh, è andata via la corrente. Il fusibile, mannaggia... Non andare da nessuna parte, che arrivo subito. Il fusibile, raga, sempre una questione di fusibili. Chi è? Tanto lo so che adesso mi arriva il jump scherone del culo. Lo so già. Qualcuno ha scodellato. Io intanto rimetto il fusibile a posto. Però qualcuno ha scodellato. Va bene, i fusilli. Fermi che qualcuno ha scodellato, l'ho sentito. L'ho sentito. E infatti, che cosa... È andata via! Devo andare via da questo posto. Tu fai uscire i cadaveri. Bello, mannaggia. Dottoressa, freddo. E Crispy!
Bravi. Bravi di nuovo. Beh, wow. Wow. Che tormento, che grandiosità, che importanza, che criptico. Questa roba Kojima l'ha scritta, ve lo dico io, l'ha scritta Kojima. Mi potete mettere un attimo in fretta?